dal Monastero della Bolivia in quanto vice direttore della propria scuola, si batte per le questioni ambientali e per la trasformazione della scuola in un centro ulteriore per la protezione dell'ambiente. È stata definita un'ecofemminista e dice che il suo cuore batte per gli alberi e per i bambini. Accogliamo la sorella Maria. Io parlo qui come membro e rappresentante di un monastero in Bolivia. Considerate dunque queste mie parole come la testimonianza del fatto che la mancanza della partecipazione delle donne all'interno della Chiesa condiziona direttamente la loro vita. Da sempre una delle mie responsabili si occupa della gestione e dell'attenzione per i giovani e per i bambini. Abbiamo piantato moltissimi alberi grazie ai nostri studenti e abbiamo portato avanti anche dei programmi per la riforestazione di queste aree, programmi di sensibilizzazione ambientale. Il nostro monastero sta scomparendo per vari motivi, tra cui alcuni anche esterni. Siamo stanche e ci troviamo in una società profondamente corrotta come quella della Bolivia oggi, che tuttavia viene trattata dal governo in un modo che non ci protegge né ci sostiene. Abbiamo perso la possibilità economica a fronte delle scuole private. La mia precedente priora ha abbandonato lo scorso febbraio, a causa del lungo conflitto che era stato portato avanti, ma era stato infine ridicolizzato. Tuttavia, nello scorso anno abbiamo assistito a un calo scolastico ingente, di cui tuttavia il governo non si occupa. E dovremmo invece ritenere il governo responsabile della crisi economica che stiamo so dovendo sopportare. Una assistenza economica sarebbe necessaria, ma è troppo cara e per questo non ce la possiamo permettere. Nei prossimi anni dovremo cercare nuovi direttori e non solo le scuole stanno morendo, ma anche il nostro monastero. Noi sorelle abbiamo una visione condivisa del nostro futuro e di ciò che potremo fare, ma dobbiamo chiederci: davvero non c'è speranza per noi? In una struttura che ormai ha fatto proprio il diritto canonico, ma contro di noi. Ci sono insieme a noi molte suore contemplative, molte sorelle di ordini contemplativi. E tuttavia, ispirandoci alla Costituzione Apostolica di Papa Francesco, dovremmo inserire i monasteri contemplativi all'interno del diritto canonico. Devono far parte della vita consacrata, ma i cambiamenti all'interno del diritto canonico devono aiutare le nostre consorelle a rafforzare la loro vocazione e l'autonomia dei monasteri. Tuttavia, dal mio monastero, molti problemi sono emersi. Perché? Perché questa coerenza, questi cambiamenti richiedono un'assistenza differente, una maggiore speranza, almeno quattro cambiamenti necessari. In primo luogo, un monastero di suore non perde il proprio diritto di eleggere, non deve perderlo, il proprio diritto di eleggere la propria priora. Per esempio, il presidente della congregazione, il vescovo, è l'amministratore
da parte della Santa Sede di queste sorelle. Ma non c'è una giustificazione ragionevole per questa perdita gravissima di autonomia. Perché? Perché a meno di non soffrire di demenza, noi, in quanto sorelle partecipanti a un monastero, dovremmo poter essere in grado di eleggere i nostri responsabili. Inoltre, all'interno dei monasteri contemplativi, se una suora vuole realizzare una transazione che potrebbe danneggiare i beni del monastero, ha bisogno del permesso del presidente della congregazione, oppure è obbligata ad aderire alle loro decisioni. Se la portata di questa transazione supera una certa portata stabilita dalla Santa Sede, il monastero ha bisogno a sua volta del permesso della Santa Sede, il che significa che il nostro monastero non ha più diritto di decidere per sé a livello finanziario della propria proprietà. Noi dipendiamo dal permesso di persone che vivono a Roma e che non conoscono nel modo più assoluto le condizioni economiche e dello Stato della Bolivia. In terzo luogo, questa coerenza è semplice da costruire per la Santa Sede, ma difficilmente si può applicare a monasteri più grandi. E questo fa parte dell'idea di eliminare i monasteri più piccoli ed educare i novizi secondo una certa linea di condotta. I monasteri più piccoli devono essere inglobati all'interno di quelli maggiori e essere inglobati all'interno anche delle comunità. Prima, in passato, questo succedeva, ma poteva accadere solamente se questo cambiamento era volontario. Ora la formazione monastica viene impartita solamente alle monache contemplative. In 4 o 5 anni una suora deve aspettare ancora molti altri anni, dopo tanto periodo di studio, per poter prendere effettivamente parte alle decisioni del monastero. 9 anni sono esattamente il doppio del tempo nel quale ci si può laureare. Eppure questo è il tempo che ci viene richiesto. In precedenza era già esistente una scelta di questo tipo, cioè di un tempo di 9 anni per portare avanti alcuni cambiamenti e si poteva applicare alcuni casi. Ma ora è diventato un obbligo generale che gli individui e i monasteri devono seguire. Riuscite a immaginare una donna vitale e intelligente, dell'età di 40 anni circa, che deve aspettare 9 anni prima di sapere se il proprio monastero, il proprio convento verrà accettato o meno? 9 anni prima di essere veramente un membro a pieno titolo della propria comunità? 9 anni nei quali le è richiesto di partecipare più e più volte a percorsi di formazione per verificare se la sua vocazione sia sempre forte in modo adeguato. E oltre a tutto questo, finiamo per perdere la nostra speranza e la fiducia. Prima o poi arriverà qualcuno che ci farà totalmente perdere la nostra autonomia in quanto membri del monastero. Dobbiamo aspettare sempre 9 anni e nel frattempo qualcuno di noi potrebbe persino morire. In quanto suora, per coerenza, mi sento ormai di definirmi quasi un essere inferiore, perché da sempre questo è quello che ci fanno pensare, che le donne siano esseri difettivi. Le donne possono esistere nei monasteri contemplativi. Non ci sono cambiamenti in questa struttura così antica. Diventare invece un monaco è un processo che dura circa 4-5 anni. In circa 6 mesi
I monaci hanno diritto di voto e non lo perderanno. E nonostante questo, nessuno impedisce loro di unirsi anche ad altri monasteri. Nessuno può obbligarli a inviare i novizi alla formazione. L'antropologia della coerenza sembra veramente peculiare. Sembra davvero che le donne debbano essere doppiamente immature rispetto ai monaci, perché questo altrimenti non spiega il perché per noi sia necessario un tempo di formazione così lungo. Dunque, questa differenza va superata. Perché e come interpretiamo il silenzio dei monaci in questo senso? Fino adesso io non ho mai incontrato un monaco o un sacerdote che fosse davvero così infuriato per questo stato di cose. Si tratta di vera autonomia per i monasteri contemplativi, cioè della capacità di compiere una serie di incarichi che vengono richiesti alle suore. Ma nessuno chiede loro se siano d'accordo con i criteri che vengono stabiliti per i monaci e che le suore sono obbligate a seguire. Il Vaticano aveva già realizzato l'esistenza di questo problema, ma io non riesco a credere che la maggior parte dei monasteri femminili sia deciso e determinato nel perdere la propria autonomia. Questo è terribile ed è un fatto che non si può né negare né rifiutare. Noi stiamo sperimentando un'oppressione che non deve esistere all'interno della Chiesa. Noi chiediamo alla Chiesa di riconoscere anche l'esistenza e il lavoro dei monasteri femminili, la possibilità di avere un voto. Esistono così tante nuove idee da poter proporre ai monasteri per rinnovarli, per far sì che le future generazioni possano unirsi e permettere la loro rigenerazione. Grazie.